Nella fedeltà a Dio il coraggio di andare controcorrente, così il Papa ai giovani universitari. In mattinata nuovo appello per la pace in Siria, il commovente abbraccio con dei bambini gravemente malati. Ancora caos sull'abolizione dell'IMU, per i CAF aumenta il rischio di errori e contenziosi, torna la preoccupazione sul reperimento risorse, se non arrivassero potrebbero scattare aumenti su bollette alcolici. Filippine in ginocchio, a 3 settimane dal super tifone si cercano ancora vittime tra le macerie, 6.000 i morti, domani raccolta straordinaria indetta dalla CEI a sostegno delle popolazioni colpite. Meno tasse o siamo destinati a fallire, gli imprenditori chiedono la riduzione del carico fiscale per dirimere i problemi con il mondo produttivo. Equitalia da lunedì apre uno sportello al pubblico. Pane a saldo per tutti, a Montoggio nei pressi di Genova il fornaio del paese sceglie di vendere michette e filoncini a metà prezzo, è una promozione anticrisi perché sul pane, dice, non si può risparmiare. Buonasera, buonasera dal TG 2000. Bentornati cari telespettatori. Giornata intensa, quella vissuta oggi da Papa Francesco, commovente, davvero toccante, l'incontro in Vaticano con una 30ina di bambini polacchi ammalati di leucemia che erano giunti da Breslavia. E poi il pontefice ha rinnovato l'accorato appello per la Siria, perché cessi ogni violenza e perché prevalga il dialogo. Nel pomeriggio, infine, l'abbraccio con gli studenti universitari. Allora, cerchiamo di saperne di più andando in Piazza San Pietro dal nostro Federico Plotti. Buonasera Federico. Allora, buonasera. Come vedete dietro le mie spalle, Piazza San Pietro, la Basilica Vaticana, è ancora insolitamente illuminata. Insolitamente no, perché oggi era un evento speciale. Poco fa si è conclusa la celebrazione dei primi Vespri dell'Avvento presieduta da Papa Francesco, celebrazione alla quale hanno partecipato, come ricordavate da studio, gli studenti degli Atenei romani. Sono diverse le sfide che voi giovani universitari siete chiamati ad affrontare, ha detto il Papa proprio pochi minuti fa, ma non lasciatevi mai rubare l'entusiasmo giovanile. Allora adesso riascoltiamo insieme alcune delle parole che il Papa ha pronunciato proprio di fronte agli studenti romani. Per favore, non guardare la vita dal balcone. Mischiatevi lì, dove ci sono le sfide che vi chiedono aiuto per portare avanti la vita, lo sviluppo, la lotta per la dignità delle persone, la lotta contro la povertà, la lotta per i valori e tante lotte che troviamo ogni giorno. Sono diverse le sfide che voi giovani universitari siete chiamati ad affrontare con fortezza interiore e audacia evangelica. Fortezza e audacia. Il contesto socioculturale nel quale siete inseriti a volte è appesantito dalla mediocrità e dalla noia. Non bisogna rassegnarsi alla monotonia del vivere quotidiano, ma coltivare progetti di ampio respiro, andare oltre l'ordinario. Non lasciatevi rubare l'entusiasmo giovanile. E la celebrazione dei Vespri presieduta da Papa Francesco la potrete rivivere, riseguire, riascoltare e rivedere interamente sulle nostre frequenze subito dopo questo telegiornale. E oggi adesso veniamo alle notizie qui da Piazza San Pietro, perché prosegue la riforma di Papa Francesco, oggi un altro tassello. Il pontefice ha infatti nominato il nuovo direttore generale dello IOR, si tratta di Rolando Marrandi. E sempre oggi Papa Francesco ha lanciato l'ennesimo appello per la difficilissima situazione che sta vivendo la Siria.
ribadendo ancora una volta il concetto che per la soluzione del conflitto, per la cessazione delle violenze, l'unica strada percorribile è quella del dialogo e del negoziato e non certo quella delle armi. E ancora oggi, il giorno in cui si festeggia Sant'Andrea, ne approfitto per fare gli auguri a tutti gli Andrea, il Papa ha inviato un messaggio al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo II, un messaggio nel quale ha ribadito l'importanza che si arrivi presto alla pace in Medio Oriente e l'importanza che venga tutelata e garantita soprattutto la libertà religiosa in tutto il mondo. Ma adesso vi parliamo di un incontro veramente commovente avvenuto questa mattina in Vaticano, l'incontro tra Papa Francesco e un gruppo di bambini, una trentina circa, bambini provenienti dalla Polonia, purtroppo ammalati di tumore. Di questo incontro ci parla Luigi Ferraiuolo. Ecco, l'hai fatta? Sì, due già due. Ottimo, grazie. Ottimo, grazie. Con un click a immortalare l'abbraccio con il Papa si è conclusa questa mattina una delle udienze private più emozionanti dall'inizio del suo mandato. Papa Francesco non è nuovo a iniziative del genere, ha spesso compiuto gesti di grande affetto verso i malati incurabili, ma la dolcezza con cui ha incontrato nella sala del concissoro una trentina di ragazzi polacchi malati di tumore e leucemia è stata incredibile. Anche il più scafato dei giornalisti si è emozionato o addirittura pianto mentre il pontefice salutava o benediceva i ragazzi. Grazie per questa visita, grazie per le preghiere che voi fate per la Chiesa. Voi fate tanto bene alla Chiesa con le vostre sofferenze, sofferenze inspiegabili. Ma Dio conosce le cose e anche con le vostre preghiere. Grazie tante e sarà per me un piacere salutarvi, ognuno. È stato un momento semplice e toccante. L'organizzatore, l'avvocato polacco Krzysztof Bramowski, era visibilmente commosso e ha raccontato che il pellegrinaggio dal Santo Padre fa bene ai bambini, che ritornano in Polonia corroborati e in qualche modo più sani, come è già accaduto, spiega, negli incontri con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. E prima di ridare la linea qui da Piazza San Pietro, prima di ridare la linea allo studio, un'ultima notizia. Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi, 65 anni, e dunque lui il nuovo pastore della diocesi di San Marino Montefeltro. Da Piazza San Pietro è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Federico, e noi torniamo a parlare adesso dell'IMU perché ci sono brutte sorprese per i proprietari di prima casa. Sono oltre 2000 infatti i comuni dove si dovrà pagare una quota dell'imposta entro il 16 gennaio. Cerchiamo allora di fare chiarezza con Massimiliano Niccoli. Le ultime stime, i comuni dove il cittadino a causa dell'aumento dell'aliquota dovrà pagare il 40% dell'extra gettito IMU non garantito dallo Stato. Sarebbero 2.500 per circa 10 milioni di italiani con molti capoluoghi di regione come Milano, Bologna, Napoli e Genova. Poi ci sono da considerare i municipi che già nel 2012 avevano scelto di applicare aliquote superiori a quella base come ad esempio Roma, Torino e Palermo. Il provvedimento deve ancora essere pubblicato, le trattative avviate con l'ANCI potrebbero produrre l'ennesimo colpo a sorpresa. Come a sorpresa arrivano oggi le dichiarazioni della CGA di Mestre che svela quanto sia a rischio la copertura della prima rata della tassa sulla casa. Per questo sarebbero possibili aumenti delle accise sulle bollette di luce, gas e degli acconti fiscali delle imprese. Certe sono invece le scadenze, una vera e propria giungla dettate dal fisco. Si inizia lunedì con gli acconti IRPEF e IRAP, si prosegue poi con gli anticipi da banche e grandi aziende, il 16 dicembre con il saldo IMU per le seconde case. Il 16 gennaio infine sarà la volta della mini IMU e della prima tranche della TASI, un ginepraio pieno di insidie e con molte incertezze.
Ma sul fronte delle tasse, una buona notizia arriva per la gente di Sardegna colpita dall'alluvione. Tutti i versamenti dovuti al fisco, adempimenti tributari, inclusi quelli da cartelle di pagamento che scadono tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, sono stati infatti sospesi in tutti i comuni dell'isola che hanno avuto danni dal nubifragio. Lo prevede un decreto del ministro dell'Economia, Saccomanni. E in questo momento di crisi le tasse stanno soffocando tante piccole imprese, così artigiani, commercianti e piccoli imprenditori si sono dati appuntamento oggi in piazza Montecitorio per manifestare tutta la loro preoccupazione e intanto Equitalia inaugura uno sportello amico. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso. Imprenditori, commercianti, artigiani arrivati da tutta Italia a Roma per protestare contro il prelievo fiscale arrivato al 65,7%, una protesta provocatoria davanti Montecitorio con le bare per testimoniare la gravità del momento per i piccoli imprenditori esausti da tasse e pressione fiscale. Hanno sottolineato di essere stati messi in ginocchio dalle tasse e da Equitalia, di voler rappresentare la morte di un paese e delle sue straordinarie risorse d'impresa. Abbiamo registrato 200 ad oggi, 246 suicidi. Questa è una strage di Stato a cui nessuno fino ad ora ha dato alcuna attenzione. E proprio una dolorosa ferita si riapre a Bologna, dove la moglie di un imprenditore che si uccise dandosi fuoco perché non riusciva a far fronte alle richieste di Equitalia si è visto recapitare l'ingiunzione di pagamento di 60.000 euro per il triennio 2005-2007, perché sottolineano dall'Agenzia delle Entrate se il debito della cartella esattoriale era del marito la signora deve pagarlo se ha accettato l'eredità come prevede la legge. La vedova ha rivolto un accorato appello allo Stato: vi siete già presi la vita di mio marito, non ho i soldi, non ho un lavoro, ha detto ai giornalisti, ma lo Stato è sordo e cieco e non vede la disperazione della gente che continua a morire. Intanto proprio Equitalia fa sapere che sono 40.000 i contribuenti che finora si sono rivolti allo sportello amico, soprattutto tra gli imprenditori, con circa 10.000 casi esaminati. Lo sportello amico, spiega Equitalia, analizza caso per caso la situazione di difficoltà dei contribuenti, cercando di trovare insieme agli stessi la soluzione migliore per risolvere i casi di particolare gravità. E la crisi, come abbiamo visto, morde, ma la solidarietà intanto si fa strada. Accade a Montoggio, in Liguria, dove un panettiere ha deciso di dedicare il sabato ai suoi concittadini in difficoltà, offrendo michette e panini a metà prezzo. Vediamo. Dammi 4 kg, vai. 4 kg? Ce l'abbiamo 4 kg? La conduzione familiare, siamo io e mia moglie, cerchiamo di dare una mano giusto alle famiglie che possono aver bisogno. A me non interessa se uno viene qua, mi deve presentare al 7.30, al 7.40, all'ISE per sapere se è meno ambiente o meno. A me interessa solo che se qualcuno ha bisogno, io sono qua disponibile per tutti quanti. C'è chi ha fatto la scorta per l'intera settimana per non dover scendere a valle sfidando la prima neve. C'è chi invece è dovuto tornare perché le pagnotte in forno non erano ancora cotte a puntino. Tante le persone che a Montoggio, piccolo comune di 2.000 abitanti alle spalle di Genova, hanno apprezzato l'iniziativa del titolare del forno locale, Alberto Barsotti. Pane a metà prezzo per tutti i sabati fino a Natale e forse anche per quelli del mese di gennaio. 1,60 euro al chilo invece di 3,25 per una croccante pagnotta di pasta bianca cotta nell'antico forno a legna. Un'iniziativa simbolica, ma una risposta concreta ad una crisi che sta mordendo famiglie e imprese e che vuole essere anche un segno piccolo di solidarietà. Praticamente sia un segno per rispondere alla crisi che coinvolge un po' tutti quanti, sia noi negozianti che le persone, quindi cerchi di dare una mano agli altri. Un'iniziativa che è stata molto apprezzata dagli abitanti del paese che, nonostante la neve e il freddo, sono scesi in paese per comprare il pane. Buongiorno. Bellissimo, proprio fantastico. È aumentato tutto, i soldi sono sempre meno e è una cosa comunque bella. Ce ne sarebbe bisogno di altre? Di queste? Come? Ma va bene, piano piano verranno. E non si arresta l'impegno della Chiesa in favore delle popolazioni delle Filippine messe in ginocchio lo scorso 7 novembre dal super tifone Haiyan. Raccogliendo l'invito del Santo Padre, domani in tutte le parrocchie d'Italia si terrà una colletta straordinaria indetta dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Le offerte saranno devolute alla Caritas, presente nelle Filippine e ora impegnata nella fase di ricostruzione e di accompagnamento delle famiglie colpite dall'emergenza.
Leonardo, ci spostiamo a Bologna per il primo Festival Nazionale di Scienza e Vita. La vita è una sola, arte, filosofia e scienza a confronto, questo è il titolo. Un'occasione per discutere su alcuni dei temi più appassionanti e controversi della biopolitica. Ma vediamo di che cosa si tratta con il nostro Luciano Piscaglia. Nascere, figli, salute, vivere, dignità, morire, le parole della vita non hanno più un significato condiviso e scontato. Per questo è necessario riportarle al centro del confronto culturale, interrogarsi su di esse, non sul terreno dello scontro politico, ma su quello laico e libero del confronto tra le diverse esperienze del vivere. È questo l'obiettivo del primo Festival Nazionale dell'Associazione Scienza e Vita, che oggi e domani ha invitato a Bologna artisti, intellettuali e politici, ma soprattutto studenti e semplici cittadini per un dialogo a 360 gradi e senza paura sui grandi temi della biopolitica, se i figli siano un dono o una scelta tecnologica o quanto l'invecchiare sia un'arte difficile e meravigliosa. La vita non è sola, è il titolo del festival che, aperto al pubblico e ai giovani, si propone di offrire in sedi universitarie ma anche in caffè del centro di Bologna uno spazio informale tra spettacoli e tavole rotonde, incontri e conversazioni scientifiche per il confronto tra posizioni culturali diverse attraverso i più diversi linguaggi dell'arte e della letteratura, della filosofia e della scienza. Le tecnologie ci hanno aiutato molto nella vita, ma diciamo che si è sviluppato un isolamento dell'individuo e si è passati dal concetto di comunità, che era molto vivo nel nostro paese, al concetto di individuo. Noi dobbiamo recuperare il concetto di comunità e lavorare su questo. Sicuramente l'uomo ha un desiderio comune, che è quello del bene dell'uomo e del vivere bene la vita. Partendo da questi punti sicuramente potremo ritrovare i valori comuni che uniscono l'uomo, la donna, la famiglia e il bambino soprattutto, che deve crescere. Cari amici, è tutto. Adesso la linea passa a Don Filippo Di Giacomo per i Vespri presieduti dal Papa nella Basilica Vaticana. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.